Nello scorso video abbiamo raccontato la storia dei bestiari, il loro cammino che li ha portati a essere i testi che erano all'altezza del XIII-XIV secolo. In questo video, invece, parleremo dei grandi protagonisti, degli animali, delle cui proprietà, appunto, andremo ad analizzare le caratteristiche più importanti. Accanto, appunto, all'ingresso dell'animale nell'arte e allo sviluppo del bestiario, si sviluppa una gerarchia. Si comincia a dare una gerarchia agli animali da rappresentare. Cioè, non tutti gli animali hanno la stessa dignità per essere rappresentati. Lo vedremo anche, soprattutto parlando dei pesci, vedremo che già i pesci, ad esempio, hanno molta meno dignità di altri animali, per cui ci sono molte meno immagini sui bestiari. Spesso ci sono soltanto delle didascalie o delle immagini d'insieme. Alcuni animali meritano la piena pagina. Quali sono questi animali? Sono il leone e l'orso, che a turno si scambiano la palla di re degli animali, l'unicorno, il drago, animali caricati di significati e di sensi fortissimi. Poi ce n'erano altri che meritavano, se non la pagina piena, talvolta la pagina piena, ma se non la pagina piena, almeno delle grandi miniature. Il lupo, il cervo, il cinghiale, il cavallo. Animali fondamentali anche proprio per la vita dell'uomo medievale. E poi si scendeva. Pesci, uccelli, serpenti. Le immagini si restringevano, o immagini d'insieme, oppure dei semplici medaglioni, o immagini meno curate che rappresentavano queste creature, se vogliamo, un po' inferiori. Accanto a questa gerarchia della rappresentazione, c'erano poi i caratteri di questa rappresentazione. Prima l'abbiamo assaggiata vedendo le categorie, adesso ne vedremo altre e cercheremo di capire meglio come venivano raffigurati questi animali. C'erano delle caratteristiche che erano superiori al naturalismo. Talvolta l'immagine era sì naturalistica, ma raccontava delle cose che al contrario non erano affatto naturalistiche. E questo ne è un tipico esempio. In questo caso, beh, abbiamo due leoni. È evidente che sono due leoni. Hanno la criniera, hanno tutto al posto giusto. Anche un bambino riconoscerebbe in questi due leoni. Il problema è quello che stanno facendo, perché quello è il vero senso di questa immagine, di questa miniatura. Sono due maschi. Fondamentale, hanno tutti e due la criniera, sono due maschi, e stanno leccando i cuccioli. Cosa stanno facendo? Si pensava nel Medioevo che la leonessa partorisse i cuccioli morti. Partoriva morti e stavano morti per 3 giorni. Cercate anche la simbologia è abbastanza facile qua. Dopo 3 giorni arrivava il maschio, il leone, il re degli animali, uno degli animali più importanti all'interno anche della produzione artistica dei bestiari. Arrivava e risvegliava i cuccioli. Con ovviamente un grande parallelismo con l'intervento del leone e la risurrezione, non casuale il riferimento dei 3 giorni. E questo è solo un esempio, ma quello che era fondamentale, ancora più del naturalismo, cioè in questa immagine era fondamentale che il leone stesse leccando i cuccioli ancora più che il leone avesse la criniera, lo stesso vale per la raffigurazione di alcune caratteristiche. Ad esempio, un cinghiale noi lo riconoscevamo perché aveva le zanne e il ciuffo di peli sulla schiena. Quelli erano gli elementi che caratterizzavano il cinghiale. L'elefante, vabbè, ancora più facile. Proboscide e ogni tanto, un particolare utile per riconoscere l'elefante, era la presenza di una torretta armata sulla schiena, l'elefante da guerra. L'elefante poteva anche essere disegnato in una maniera che noi lo guardiamo e diciamo, questo non ha mai visto un elefante nella vita e spesso era veramente così, ma se aveva la proboscide e la torretta si andava sul sicuro. Alcuni animali addirittura non li riuscivi a distinguere l'uno dall'altro, venivano rappresentati praticamente allo stesso modo. E in quel caso la caratteristica diventava fondamentale per poterli riconoscere. Ad esempio, queste, devo dire, questa immagine è abbastanza naturalistica, però non dovete soffermarvi tanto sull'animale, quanto c'è uno di questi animali, queste sono delle gru. Una di queste gru sta tenendo in una zampa qualcosa che può sembrare una pietra o un uovo. Spostiamoci all'immagine successiva. Questo invece è uno struzzo e nel becco stringe un ferro di cavallo. Adesso sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, ma in alcuni casi sono praticamente sovrapponibili. Cos'è che permette di distinguere con sicurezza la gru dallo struzzo?
quegli elementi di cui parlavamo. La gru stringe qualcosa nella zampa. È una pietra. Perché? Perché le gru si muovevano in queste grandi migrazioni, facevano questi grandi viaggi e di notte si fermavano a riposare. Ma una di loro doveva restare a vegliare per difendere da eventuali attacchi le altre gru. Dopo un lungo viaggio però si è molto stanchi, per cui anche la vedetta poteva, diciamo, poteva calarle la palpebra. E qual era il rimedio che la gru utilizzava? Stringeva una pietra nella zampa. Le gru dormivano con le zampe nell'acqua, apriva la zampa non appena si addormentava, la pietra cadeva, si svegliava e quindi poteva ricominciare a vegliare le sue compagne. Lo struzzo invece, perché un ferro di cavallo in bocca? Perché lo struzzo si pensava fosse in grado di mangiare qualsiasi cosa. Quindi in realtà quel ferro di cavallo sta per ingollarselo. E quello era un elemento che raffigurava lo struzzo, spesso raffigurato con un chiodo di ferro, con un pezzo di armatura, con qualcosa di metallico in bocca, per dire che lo struzzo era capace di mangiarsi pure il ferro. E questi sono solo alcuni esempi. Ad esempio, se noi prendiamo un corvo e una colomba, qual era la differenza fondamentale tra il corvo e la colomba? Potevano essere disegnati uguali, ma il corvo era sempre nero e la colomba era sempre bianca. La scimmia e lo scoiattolo sono assolutamente uguali nei bestiari. Se non fosse che lo scoiattolo ha le orecchie tirate un po' più in su, e spesso e volentieri viene raffigurato con una nocciola in mano. Cane e lupo, uguali, con la differenza che il cane, essendo domestico, c'ha il collare. O ancora, il gatto. Se noi guardiamo un gatto di fronte, è uguale a un leopardo. Gatto di fianco è uguale a una scimmia. Ma se noi guardiamo una miniatura che rappresenta un gatto, quasi di sicuro troveremo sempre un topolino in un angolo, perché se c'è un topolino vuol dire che c'è un gatto che gli dà la caccia. L'asino e il cavallo. Beh, l'asino e il cavallo permettono di fare dei parallelismi facili. L'asino e il cavallo erano diversi solo perché l'asino aveva le orecchie più grosse e la coda più lunga. Risultato, quando si voleva parlare male di un cavaliere, e lo si voleva raffigurare in una maniera, diciamo, un po' meno nobile, ci metteva poco l'artista a fare le orecchie un po' più lunghe al suo cavallo, la coda un po' più lunga, e alla fine il cavaliere, che doveva essere il nobile cavaliere sul suo grande destriero, diventava uno a cavallo di un asino. Cioè, poteva essere o un cavaliere un fellone, un cavaliere di minor rango, oppure un infedele. Spesso i cavalieri infedeli erano rappresentati a groppa di un asino per renderli inferiori ai cavalieri invece che con il loro alto valore stavano al dorso dei valorosi destrieri. Dimensioni delle orecchie, abbiamo visto forme e posizioni diverse, le posizioni sono fondamentali. Prima parlavamo, abbiamo provato a indovinare leopardo-leone, leopardo di profilo, leone di fronte. E questo valeva anche per altri animali, toro e mucca. Il toro era di fronte, la mucca era di lato. Oppure, nel caso di alcuni volatili, la direzione in cui venivano rappresentati è la direzione del volo. L'aquila, il più nobile tra tutti gli uccelli, il re degli uccelli, volava verso l'alto, per cui un volo ascensionale in verticale. Il falco, animale fondamentale anche per la caccia, pensiamo alle varie venazioni, i trattati, i scritti di caccia a falconeria, proprio per questo suo atto di volare molto rapidamente, muoversi da una parte all'altra per andare a caccia, per i falconieri, si muoveva in diagonale, quindi rappresentato nell'atto di volare diagonalmente. Se già abbiamo tutto questo livello di approssimazione per gli animali reali, animali che magari si era soliti vedere nel mondo reale, potete immaginare il grado di approssimazione con cui venivano rappresentati gli animali immaginari. Questo, ad esempio, è abbastanza intuibile. È un drago, potrebbe essere anche una viverna. Drago e viverna, che oggi è un po' più schematica la cosa, il drago ha quattro zampe, la viverna ne ha due, anche se anche lì c'è un po' di squilibrio, ogni tanto esce ad esempio il trono di spade, i draghi sono delle viverne, però nel Medioevo tutto questo era molto più blando. E si raffiguravano draghi con due, quattro zampe, talvolta senza zampe, con le ali, che erano un attributo fondamentale. In questo caso addirittura questo drago ha due teste, una sulla testa e una in punta alla coda. Quest'altro drago, anche qui due zampe, le ali, colori abbastanza sgargianti, una lunghissima coda arrotolata, color dell'arcobaleno, e un corno da unicorno in mezzo alla testa. Andiamo ancora avanti, questo è un altro drago rappresentato con un altro tipico attributo del drago, ovvero il povero malcapitato che si sta ingollando. Se voi guardate bene la bocca del drago, c'è una testa dentro la bocca del drago. E la persona divorata, per alcuni animali, era un tipico attributo che diceva questo è un drago, divora la gente, o vedremo il coccodrillo, o vedremo altre creature che appunto erano note per divorare le persone. Questa è un'altra immagine, invece un drago, questa volta con quattro zampe, questo è un drago vero e proprio, ma con due coppie di ali, si era abbondati con le zampe e con le ali qui. Gli unici animali immaginari che venivano rispettati
fondamentalmente nel loro disegno, erano quegli animali che arrivavano dalla classicità. Quelli del mito classico restavano più o meno come venivano raccontati nel mito classico. Ad esempio, questo è un grifone. E questo non ci piove. È un grifone così come lo raccontavano nel mito classico, così viene ripreso e riproposto nel Medioevo. Anche questi due animali sono raffigurati così come venivano raffigurati nel mito classico. Abbiamo un centauro a destra e a sinistra una sirena. La sirena greca, che non era metà donna e metà pesce, ma era metà donna e metà uccello rapace. Sono le sirene dell'Odissea, tanto per intenderci. Questa è un'altra creatura estremamente affascinante, un colpo al cuore per i fan di Harry Potter. Questo è un basilisco, ben diverso dal serpentone che si vede nel secondo libro di Harry Potter. Ma il basilisco questo era. E la storia del basilisco era una storia strana. Si pensava che il basilisco, che è il re dei serpenti, e quella cresta che ha sulla testa è una sorta di diadema, una corona che lo incorona, re dei serpenti, ma è dovuta anche al fatto che il basilisco nasceva da un uovo che veniva deposto solo una volta nella vita da un gallo anziano. Quest'uovo di gallo, che già sembra uno di quei giochi che si fa per cogliere impreparate la gente, veniva covato o da un rospo o da un serpente. E nasceva questa creatura, che infatti ha degli attributi del gallo e degli attributi invece del serpente. E ha un elemento fondamentale, cioè il fatto che è la creatura più mortifera che abiti la faccia della terra, secondo l'uomo medievale. È in grado di uccidere con lo sguardo, o pietrificare, secondo le versioni, di uccidere col respiro, e che vive in un deserto che esso stesso crea, perché uccide non solo le persone, ma uccide gli animali, uccide le piante, lasciando attorno a sé il deserto. Ha solo due nemici fondamentali, che sono il gallo, il canto del gallo lo uccide, e, come si può vedere in questa immagine, la donnola. La donnola, che è qua rappresentata mentre lo sta attaccando, gli sta mordendo il collo e sta cercando di ucciderlo, pativa però un inesorabile destino. Una donnola che avesse attaccato il basilisco sarebbe morta insieme a lui. E quindi c'era questa costruzione, appunto, di questo racconto legato a questa creatura. Questa è un'altra creatura molto nota, cioè una delle creature immaginarie più note, se vogliamo, della tradizione, ovvero l'unicorno. Ma anche qui, anche per l'unicorno, valeva la stessa regola che valeva per tutti gli altri gli animali. Ti chiami unicorno, la tua caratteristica è il corno. Per il resto posso disegnarti come voglio. Puoi essere una capra con un corno solo, puoi avere il corpo di un cavallo, puoi avere il corpo di un orso, puoi avere il corpo di un cervo, puoi avere gli zoccoli, puoi avere le unghie, ma se hai il corno, sei un unicorno. Questa è un'immagine che innanzitutto ci permette anche di vedere come non tutti i manoscritti miniati fossero belli come il manoscritto del bestiario di Aberdeen. È un po' più semplice quel disegno, un po' più lineare. Se noi torniamo sul bestiario di Aberdeen, questo è l'unicorno o monoceros, rappresentato, vediamo, con un corpo da cavallo e un lunghissimo corno arcuato. Questo unicorno invece, che sembra un po' di più gli unicorni che siamo abituati oggi a vedere nelle rappresentazioni, anche i vari cartoni animati e cose del genere, ha un particolare però fondamentale da notare. Il fatto che non ha gli zoccoli. Ha delle zampe che sembrano zampe da leone, con tre dita, tanto per dire che ancora una volta quello che conta è la caratteristica, è il fatto che abbia quel corno sulla testa che lo identifica immediatamente come unicorno. Dal prossimo video entreremo veramente nelle pagine di un bestiario, dedicandoci a una categoria in particolare di animali, ovvero i pesci e le creature acquatiche. Ci tufferemo nel bestiario degli abissi e ricordatevi, iscrivetevi al canale Abifabrica Creativa qui su YouTube per essere informati su tutto quello che facciamo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!